Siamo nel centro storico di Asti, nel prestigioso cortile di Palazzo Ottolenghi, la magia di un evento che, come vedrete, è molto più di un ritrovo tra amici. Asta Cosplay 2012. C'è anche Federica Spagone con le sue creazioni. Un'incursione proprio. Al mixer Alessio Pivaro. Questo non so chi è, ma dicono che sia un mio cosplay. E non ci sarebbe evento senza persone come Aurora. Oddio, così vicino! Insieme a Bau Miau presenta Nadia Baiardi. Nel cortile assolato, l'atmosfera si surriscalda. Soltanto un sole intermittente illumina il palco. Senza luci teatrali, i cosplayer devono essere molto più espressivi. Intanto Federica continua a fare affari. Anche le spille, la voglia. Da almeno 2 anni gli amici di Nadia dibattono. È meglio mora o bionda? A voi l'ardua sentenza. Asta Cosplay è all'ottava edizione. Chi se l'è perso nel 2012 farà bene a farci un pensierino per il 2013. La guerra è tra i temi preferiti dei cosplayer che amano i videogiochi. In genere sono molto bravi a inscenarla. In effetti, meglio sparare per finta che sul serio. Smessa la parrucca bianca di La Vecchia, Laura Pipino sfoggia energia e grinta da ventenne.